Sta scendendo nel trash profondo tra poco. Intanto giro di boa, entriamo nel Viva Open Day. Le tre in punto. Ci siamo ragazzi, entrati nella Vivo Open Day, possiamo dire l'ultimo Vivo Open Day ufficiale, perché oggi è l'ultima puntata nel quale noi ospitiamo i vincitori del Trentelode, perché la prossima settimana, cioè venerdì, invece ospiteremo i ragazzi dell'Accademia Santa Giulia, che sono giudicati quest'anno il contest per l'invito della radio di quest'anno. Ah, quindi, vabbè, ne parleremo la settimana prossima. Non c'è tempo. Ma benvenuto professor Nassi innanzitutto. Buon pomeriggio, io mi appello subito a Salvini, Sì. Ok, ho già capito cosa stamattina, ciao perdere, va. Stamattina, pare che pomeriggio, però pomeriggio. Sono le tre. Dove, che fuso orario usi? È quello dell'Italia. C'è rimasto. Io sono stamattina, sono appena svegliato. Ragazzi, chiaro. Sono dall'altra parte. Giusto. Ognuno ha il fuso orario che si merita. Assolutamente sì. Allora, ben arrivato, ma soprattutto ben arrivati a Leo e Cristina, i primi due ospiti di oggi. Ciao ragazzi. Ciao Francesco, ciao Stefano. Sono troppo gasato essere qua. Che felicissimo. Bello. C'è Leo che è carico come una porca miseria. Ho mai vinto niente nella mia vita. A parte qualcosa, piacere, guarda, piacere. Francesco Nasti, vuoi darci la mano? Siamo proprio in due. Quando hai fatto la decretazione, hai detto Leo da Casnate ha vinto. Sì. Sono venuti giù anche dagli uffici. Allora, Leo viene da Casnate. No, da Monza. Da Monza. Però da lavoro Monza. A Casnate. Che è in provincia di? Como. Di Como. Di Como. Però tu sei di Monza, che è in provincia di? MB, Monza Brianza. Di Monza, Monza Brianza. Esatto. Ormai una decina d'anni, forse qualcosa di più. Sì, no, ma infatti io devo interrogarli i miei alunni, altrimenti voglio dire poi... giustamente deve far bella figura. Allora, il vincitore è Leo. Giusto. Che si è aggiudicato il Trentelode in che modo? Con la foto, quello che sono in equilibrio su una gamba sola, sulla palla che bevo qualcosa. Esatto, era la gamba. No, così era l'argomento. Una foto su una gamba sola. Foto su una gamba sola. Ma sai tu perché noi abbiamo deciso quell'argomento, scelto quell'argomento quel giorno? Qualcosa mi dice per chissà come mai. Sinistra. Chissà. Esatto. Che fantasia malata che c'hai, Stefano. Complimenti. Sta diventando veramente il numero uno. Riesce a stare su una gamba sola da un sacco di mesi. Veramente. Ormai, No, veramente adesso riesco a stare su due gambe? Sì. È da un paio di giorni che riesco. No, però. Basta che non tira il vento, se tira il vento sono cazzi. Questa però, è una notizia, ragazzi. Riesci praticamente a stare in piedi su due gambe? Io, se mi metti bene anche su tre, normalmente su due, dipende un po'. Beh, amico del nero di WhatsApp, sì, gli piacerebbe. Non lo sapete, guarda che quello lì sono io quando c'è un po' di scuro. Adesso non posso parlare, mi appello a Salvini perché sennò finisce male. Allora, no, mi ricordo la foto è stata scattata, cioè Leo era sulla palla, tipo equilibrista. Esatto. Su una gamba sola e di conseguenza mi ha detto devi assolutamente vincere, però c'era il trucchetto. Era tipo Gardaland. L'ho svelato. È Gardaland. Lì a Gardaland dietro c'è una scaletta che se fai la foto in prospettiva giusta sembra che sei in equilibrio. Esatto. Mi ho fregato. Tu Leo che fai nella vita? Io faccio il magazziniere alla Ridewheel, scritto Ridewheel con due L, una ditta che facciamo, vende tutto online. Cose per bici, moto, accessori, completamente anche biciclette intere. Sì. Ripeto, la Ridewheel di Casnate, scritto Ridewheel. Ah, però non si può fare pubblicità. Allora, dove è esattamente? Non potevo dire Ridewheel, scritto con due L ma di Casnate. Ma dove si trova esattamente? A Casnate. Ma non si può dire Ridewheel di Casnate in provincia di... Di Como. Pubblicità. Perché se noi dicessimo Ridewheel di Casnate in provincia di Como, faremo pubblicità. Allora non lo dico più. Quindi non si può più dire Ridewheel di Casnate in provincia di Como, vendita online per accessori per le due ruote. Esatto. Biciclette intere, tutto, di tutto. Punto it. Perché sai, punto, sì, cioè, se uno deve dirla, la dice bene con due L. Non si è capito bene come si scrive esattamente. Ridewheel, W2L. Ah, ecco, perché sta per Ridewheel. Ridewheel, esatto. Di Casnate in provincia di Como. Biciclette e affini. Allora, Leo è accompagnato da Cristina, che è moglie fidanzata, marito, compagna di una vita. Sì, conviviamo da 10 anni. Allora, abbiamo un bellissimo bimbo che c'ha un bellissimo nome. Che si chiama?
Stefano. Grande. Ciao amore mio, se mi stai ascoltando. Dov'è adesso? Sta lavorando? È coi nonni, è coi nonni. È a Riccione. È a Riccione coi nonni. Beato lui! Beato i nonni, lui, perché guarda che i nonni, va se, cioè alla fine con la scusa... Con la scusa di portare le cose. Portano al passo, fanno i giornate al parco, portano al lago, al mare, sì, in montagna. Tanto i nonni, capito? Beh certo, beh, però, certo. Beato anche Leo e la Cristina che è una settimana da soli a casa. Un po' di relax. E si ciula finalmente, oh, vai! Beh, dopo giorni e giorni di farlo in maniera cauta. Quanto ha? Quasi 4 5 anni. E mezzo, e quindi inizia a capire. Papà, mamma, l'hanno, cos'è sto rumore? Niente, dormi. Una volta ci stava quasi beccando. Ragazzacci qua. Allora, Leo ha 45 anni, di Monza, ha l'hobby della moto, sì, nel senso che la guardi o che no, vai no, in moto? No, vado proprio in moto, sono appassionato. Che moto hai? Che moto Un Suzuki 7,5. 7,5? Cos'è? Una bella moto? Sai che Nasti è un motociclista, no? Non fare lo stronzo, perché tu... Sì, ho avuto una moto, mi è piaciuto, sono appassionato per un periodo, caspita, tornerò... cioè quando torneranno i soldi ci ripenso. È stato motociclista, dopo ho dovuto prendere la moto al chiodo, ho dovuto venderla per debiti, ragazzi, erano Ducati bellissimi, ho pianto per allora debiti. Gli hanno regalato sta moto, gli hanno praticamente regalata, ma che regalata, l'ho comprata sudando ma sangue, lascia stare, te l'hanno regalata, fare, stava in piedi per miracolo, ma che stava... Allora, la scena più bella ve la racconto io. Compro sta moto Ducati, ma un 650, una cosa 620, vengo in radio un paio di volte, Stefano mi dice: ma fammela provare. Sì, Stefano, però ti ricordo che non è come lo scooterone, cioè questa quando apri un attimo è salito sulla moto, si stava schiantando in 1,5 metri, ragazzi, si è cagato sotto. Ma non è vero, si è fermato questa cosa proprio fuori, non me la dal ricordo, parcheggio, non me la ricordo, no, questo è troppo, ricordo, troppo per me, troppo ricordo per me. Che c'è un rumore strano, quello sì, cioè, infatti rumore, ho detto: ma senti, ma quanti anni ha sta moto qua, cioè no, sarà anche... Ma no, ma tu non eri, ma stava in piedi per miracolo, te lo dico io. Ma era fantastica. Allora, il tuo speaker preferito della radio, Ari Fashion, perché è gnocca. Cristina, sì, come la mettiamo? Come la mettiamo? Io non l'ho mai vista. Oh, sono arrivato qua, ho persa per 5 minuti, Stefano, sono tristissimo. Meglio, lascia stare. Sono tristissimo. Ma è meglio che rimanga il fascino. Ma no, ma mi hanno detto anche come era vestita oggi, che è meglio che non l'ho vista, se no mi mollava la crema. Di solito non è vestita. Sì, stai tranquilla, Ari Fashion è, come dire, totalmente, come dire... Nature. In tinta con la natura, c'è trasparenza. In mutande. Innocua, ma che in mutande, innocua. Quello non lo sappiamo noi poi nella vita, però... Allora, descrivi in tre parole il tuo accompagnatore. Quindi Leo descrive la fidanzata alla compagna Cristina, dice: rompiballe, ottima madre e solare. Non fa una piega. Allora, rompiballe come tutte le donne, comunque questo è normale, come lei dirà lo stesso di te. Però ottima madre e solare, direi che sono proprio le ottime cose. È lei, è lei. Esatto. Però secondo me anche lei deve essere un bravo papà, perché sì, io ce lo vedo, un giocherellone che gioca con... Infatti è emozionato come un bambino. Sì. Come si chiama il figlio? Stefano. Stefano, è vero, c'è ragione. Poi si chiama Stefano e Stevan. E Stevan. Estevan. Estevan lo dicono a Napoli, lo dicono a Napoli. Estevan come Cucio ha cambiato, per favore! Eh sì, lo, hombre, sì, lo. Per favore! Sì, non mi dirà sì, perché... Por favor, non per favore. Por favor. Por favor. Por favor. Neanche por favor. Argentino. Argentina. Ma perché hai il braccetto? Sono metà argentino io, Stefano. Tu sei metà argentino? Mia mamma è argentina. Infatti non so, ma... l'ho scritto qua, dai, ma tu abla è castigiano, è castigiano, è castigiano, ombre, c'era anche la canzone, abbiamo la fortuna, castigiano portami via, bravo, no, bravo, no, bravo. Va bene, sai che Nasti parla il castigiano? Il castigiano, lo sapevi? E Javier Zanetti, lo mimo. Ma tu parli il castigiano? Sì, claro che sì, claro. Tu che ne sai di un castigiano? Ma che ne sai del castigiano? Approfittiamone qua il castigiano qua. Andiamo avanti, dice: l'oggetto che ho portato è maglia del Boca. Dov'è la maglia del Boca? La maglia del Boca. Ragazzi, la maglia del Boca Junior, guarda qua. Boca, guarda, questa è di Carlitos. Di Carlitos. Di Tevez. Carlitos Tevez. Pesante, ragazzi. Ma pesante. Tu hai vissuto pure... Sì, sì, io sono stato tante volte, ho vissuto anche a Buenos Aires per un bel po' di tempo. Lì sei stato anche allo stadio, ovviamente. Alla Bombonera sono riuscito a portare, ragazzi, anche la Cristina. Nel 2011, ve lo può dire lei, aveva la pelle d'oca anche lei. Bello, deve essere. È uno spettacolo. La Bombonera, la Bombonera. Molto pericolosa, ma spettacolare. Molto pericolosa? Sì. La Dosse, che è la curva del Boca, sono tutti ex galeotti. Ah, vi posso raccontare un aneddoto? Vai con l'aneddoto, allora, vai. Se tu vuoi andare alla Bombonera, sì, a vedere una partita,
Ma Praga è difficilissimo andare a vederla perché sono tutti abbonati praticamente. Uh-huh. Se tu vuoi andare nella DOS, nella curva del Boca, sì, paghi $150, ti mettono tre poliziotti intorno e tu puoi andare direttamente nella DOS a vedere la partita, perché se ci vai senza i poliziotti esci mutande. Non esci più, davvero? Sì, davvero. E se ci vai già in mutande? No, perché potrebbe succedere. Mi sa che ti fanno qualcos'altro. Esatto, mi sa che alle 8 si dice che... Ma Diego Armando è sempre là? Sempre, la tribuna sempre. Maradona c'è sempre. Mamma mia, ragazzi! Diego Armando. Saluta, lui come il Papa. Prima che... Sì, c'è una cosa, siccome mi hai fatto dire una cosa... Ah, non gli hai chiesto a Cristina che lavoro fa? Che lavoro fai, Cristina? L'ha mantenuta perché dove lavora Leo guadagna un sacco di soldi. Grazie, ma dove lavoro io? Alla Ridewheel di... Ah, ok. Magari mi danno un piccolo momento. Esatto, di la verità che hai detto. Sentite, ragazzi, domani vado in radio. Ma perché facciamo allora, abbiamo una coppia perfetta, sì, per il tour estivo. Abbiamo un parco acquatico, abbiamo una spiaggia dalle vostre parti, fate un programma voi due. Ma volentieri, grazie. Ci organizziamo. Qua ho volato una cosa, Stefano, sì, perché io ho vissuto per quasi 10 anni a Verona. Davvero? Ho fidanzato una veronese. Ma che cazzo di anni c'hai? 50 anni di qua, 45 di qua. 45, ragazzi. Più vecchio di... Puoi aprirla te? Hai un souvenir da Verona? Per te. Ma lo apro subito in diretta? Sì, apri in diretta. Apriamo, ragazzi. No, non ci posso credere, ragazzi. Sì. Guarda che mi commuovo. Sì, l'ho fatto. Mi commuovo. L'ho fatto. Non ci posso credere. Non è anch'io. Tu sei pazzo. Mi commuovo. Attenzione, be attention please. È la maglia di... Salvetti, ma questa qua, è quella originale? Guarda qua, sì. Non ci posso credere. Originalissima, sua. Ma quella là? Quella là. Ragazzi, questa qua. Scusate, fermi tutti. Ma Salvetti non presentava il Festival Bar, poi l'ha lasciata anche al figlio. Ma dove l'hai trovata sta volta? Perché il papà della mia ex fidanzata era un ex calciatore e accompagnatore del Verona. Ragazzi, non c'è allora, che... Questa è la maglia di Salvetti? Ma nell'anno dello scudetto? No, questa è in Serie B. In Serie B, sì. Fantastica. Pelé, Salvetti. Ci confondono tutti. Sì. Leo, io ti posso baciare? Ma certo. No, voglio baciare il fisico. Grazie, veramente troppo gentile. Prego. C'è bacino, va che roba qua, ragazzi. La maglia di Salvetti. Ma quella del Boca la devo riportare. Chiaro. Chi non ha mai sognato la maglia di Salvetti? Solo voi due. Ma questo è un valore, ragazzi. Questo ma è un ci valore. Mancherebbe, è un valore, è un valorissimo. Non rivenderla subito. Che cazzo se la compra, per favore, dai! Non diciamo stronzate. Per favore. Ci ho provato io, per quello glielo regalo. Esatto, io c'ho una maglia di Adriano autografata. Ho provato a venderla. No, se la comprava nessuno! Adriano, ai tempi giocava anche discretamente prima che si ubriacasse. No? Senti, allora, noi dovremmo avere in teoria il proverbio. Ah, è questo? Allora, il proverbio. Come si è messo il proverbio, Leo? Vediamo. Cioè, noi male. Ti diciamo, io ti dico un proverbio e tu lo devi spiegare con parole tue. Va bene, vai, sono pronto. Allora, il proverbio è: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Allora, poche parole. Se tu vai a casa di Francesco, prendi la scala, vai sulla scala, sì, quando scendi dalla scala ti spacchi il tendine d'Achille, praticamente impari a zoppicare come Francesco. Grazie, ragazzi. Numero uno, ragazzi! La spiegazione più bella di quest'anno. Licenziamo Vincenzo e Giuliana, prendiamo loro due. Guarda che sono bravissimi, ragazzi. Una battuta così, Giuliana non l'ha mai fatta, te lo dico. Allora, è anche un ex animatore turistico. Si vede, ragazzi. Senti, Cristina, invece tu devi cantare. Come sei messa in canto? Vai. Sai come funziona? No. Nasse comincia a cantare una canzone, lui a un certo punto si ferma e tu dovrai continuare personalizzandone il testo. Ti aiuto. Due parole. Mi puoi aiutare. Come no. One, two, three, four. Tu sei dentro di me come l'alta marea che riappare, scompare. Portandomi via. Brava, va bene, va bene. Non si capisce neanche la canzone originale, sì, quando canta. No, venditti uguale, era proprio venditti. Va bene, ragazzi, io ringraziamo Leo e Cristina perché devono andare. Sì, devo quindi andare. Se volete salutare qualcuno, vai. Saluto tutti quelli che lavorano alla Ridewheel.it, il Barbetta, Michael, Aris, Gioele, tutti quelli che lavorano lì, se mi sono dimenticato qualcuno, niente, e gli amici del bar Tic Tac di Monza.
Fantastico, okay. Fantastico. Anche l'amico fantastico del bar qua che ci ha fatto un ottimo panino. È vero, l'amico del bar qua che ha detto che ci ascoltava, ha fatto il panino con la cotoletta, favoloso. Quale bar che ci vado? Che c'è uno sempre che viene da Monza con la cotoletta, sì, cavolo, vuole che è buono veramente. Vieni qua, vuoi togliere la pizza napoletana o la cotoletta milanese? Stai scherzando. Anch'io saluto tutti i colleghi e il nostro piccolino Stefano, se ci sta ascoltando, un bacione, tutti gli amici, tutti quanti. E vai, vabbè. Ciao Dani, Diego, Silvia. Ragazzi, io vi ringrazio, Leo, gentilissimo, vedete, ti sei disturbato, non dovevi, grazie Cristina. Diamoci la mano con quelli veri. Grazie ragazzi, grazie, è stato bello. Fashion la prossima volta, aspettami per favore. questi sono gli effetti, capisci, poi alla fine. Se non sono 30 anni non li vogliamo. Grazie ragazzi, tra poco continua il Viva Open Day. Troppo bene.